Sì, vi posso spiegare, no? È che stavo facendo le reaction alla Direct, prima della Direct, perché io so già che... Capito, no? Sto scherzando! Più o meno. Allora, signori, oggi è il grande giorno, non perdiamoci in chiacchiere, anzi sì, perché vi devo dire un paio di cose prima di iniziare con la Direct. Sono le, e ve lo mostro così almeno non mi rompete i coglioni, 2:24, quindi tra una mezz'oretta c'è la Direct, voi saprete già tutto, io non so niente. Sfrutto di questo spazio per dirvi un paio di cose. Innanzitutto controlliamo che stia registrando, perché non si sa mai, il microfono è qui, sì. Va bene, sì, sta decisamente registrando questo microfono. La prima è l'aggettivo di questo baretto, che, ahinoi, è ultimo. Io lo so che questa notizia vi piove addosso, ma state tranquilli, è l'ultimo baretto di questa stagione, perché poi ne farò un'altra. La seconda stagione del baretto arriverà presa poco dopo l'estate. Il baretto va in vacanza, chiude i battenti, ritornerà più forte di prima. Ci sarà un tempo e un luogo per spiegarvi il perché di questa scelta, ma non è questo il momento. Quindi aspettate un video in cui vi spiego il perché questo è l'ultimo baretto. Una delle motivazioni, ve la do subito, è che semplicemente, siccome ho fatto 10 baretti perlomeno a insultare Nintendo perché non facevano un Pokémon Direct, adesso è giusto concluderla così. Con il Pokémon Direct, di cui tra l'altro adesso vi voglio dare le prediction, ma prima devo fare una doppia bevuta perché in questa settimana sono successe delle grandi merdate. La prima è Game Boy Luke, che fa questa bellissima miniatura per la Direct perché lui è avanti nel futuro, però lui sa già come andrà la Direct, no? Sa già tutto. Lui sa già tutto. Oh, quindi dicevo, la prima bevuta, oggi abbiamo la birra al limone per concludere in bellezza, è per Game Boy Luke. Ora dovrò aprire la birra con i denti, quindi preparatevi per il cringe. Allora, dicevo, la prima bevuta è per Game Boy Luke. Mi scolderò probabilmente mezza birra perché la seconda è per quella merda. Che schifo! Il leak del Pokédex che è uscito recentemente, ragazzi, è fake come la Madonna e tutti ne parlano. Io mi tolgo gli occhiali. Quando mi tolgo gli occhiali, io non capisco perché. Non capisco perché. Fuegasus, ma vi sembra un nome di un Pokémon Fuegasus? Uno col B1 di inglese riuscirebbe a fare sti nomi. Sono molto arrabbiato. Perché ovviamente state tutti lì dietro a fare clickbait con i vostri leak falsi e con le vostre reaction. Fate schifo, tu mi fate schifo, tu! Visto che devo un po' tirarla per le corte, beviamo la nostra birra per queste due persone e poi vedrò durante il direct se mi toccherà bere. Una terza volta per le troppe news, per le poche news, perché non lo so, magari hanno annunciato un altro remake di Kanto, può anche darsi, no? È molto meno buona dell'altra volta, non so perché. Magari è andata male, magari muoio. Così magari sono pure più accondiscente durante la Direct e riesco a mandare giù la grafica di sto gioco. Ora però, prima di passare alla live reaction, io voglio fare le mie prediction. Voglio fare le mie prediction. Vi faccio vedere l'orario, sono le 2 e lo vedete, sono le 2:28. Vi faccio vedere anche il canale Nintendo con la Direct che non è ancora partita, perché altrimenti poi io lo so che mi dite, l'hai detto dopo per farti figo, invece... Io ho delle convinzioni molto forti su quello che uscirà in questa Direct. E voi riderete perché saranno tutte smentite, voi lo sapete già, io no. Che bellezza, Direct che deve iniziare tra mezz'ora e lui è già così. Spettacolare, vediamo se ci sono altri elementi da dissare. Eccolo qua, un altro fenomeno, guarda qui che schifo. Allora, dicevo, dove cazzo sta sta Direct? Eccoci qua, la Direct non è ancora iniziata, vedete che non è ancora iniziata. Posso fare le mie prediction? Allora, signori, leggendari quotato a niente, leggendari 100%, Evilution 99.9%. Risultatemi se non è così. Professore, rivale, primi Pokémon dei percorsi, data d'uscita, box art dei giochi. Questo. Ma ciò di cui sono sicuro al 100% su cui mi gioco la dignità sono i leggendari e una Evilution o più Evilution, non lo possiamo ancora sapere. Questo so al 100% essere una grande figura di merda. E non la taglierò in editing, no, perché sono una persona con un onore. Senza dignità, ma con un po' di onore. Detto ciò, io credo di aver detto tutto quello che serviva a dirvi prima di iniziare questo baretto. Dovete lasciare un mi piace, figli di puttana, perché almeno l'ultimo baretto dobbiamo raggiungere questi 300 like. Cosa stavo dimenticando? Io oggi non so parlare. Va bene così. Dicevo, vado a vedermi la Direct. La mia reazione la trovate sul canale di Luke. Molto probabilmente, se non mi esplode internet, su Discord. E io penso che, non so, vi metterò delle clip in cui io urlo durante il Direct. O comunque faccio dei bro, fra, robe del genere. Tipo l'autotune. Perché? Mi chiederete voi. Perché oggi mi sono svegliato e mi sono detto: ma se io facessi la reaction e mi mettessi l'autotune mentre urlo, bro, cosa verrebbe fuori? Ai posteri, l'ardua sentenza. Vai, reaction! Fra!
mio padre! Ragazzi, ma ci sono i Pokémon nell'Overworld! Ma è mio padre! Belle le box A! In realtà no. Ok, adesso riprendo in mano il trailer e commentiamo le cose piano piano. E intanto, allora, cerchiamo di essere razionali e fare un discorso razionale, anche se sarà molto difficile. Intanto, molto contento per la grafica, l'hanno rifatta meglio, mi sembra molto più convincente rispetto a prima. Va bene, ok, la professoressa è la sua assistente, della quale non credo che ci sia così tanto da parlare e sicuramente non lo faccio qui nel baretto. Comunque penso che sia una botanica, effettivamente si chiama Flora, quindi se non è una botanica lei, penso che nessuno possa esserlo. Ok, ragazzi, nuovi... Fermo! Allora, per quanto riguarda i nuovi Pokémon, abbiamo Wooloo, che è una pecora. Ok, una pecora. Poi abbiamo Gossifleur, che è molto, molto, molto carino, ma la sua evoluzione è molto più bella, dopo ne parliamo. Ci sta un design ok, mi ricorda qualche Pokémon che ho già visto, come del resto la sua evoluzione, però è bello. È un bel Pokémon. Sembra quasi essere il Pokémon flabebe della situazione. Vedo che è in mezzo alle spighe, quindi potrebbe darsi, anche se non è una spiga, quindi in realtà non mi convince molto la cosa. Però sì, sembra tipo il flabebe, lo ricordo, il Pokémon fiore, uccello. Lui. Poi abbiamo Dreadnought, che è questa tartaruga assassina che ti mangia, che è bellissimo anche lui, però non so, non mi convince forse la forma. Poi se lo vedo di profilo sì, quindi probabilmente si tratta di prospettive. Non mi sembra per nulla male, ma signori, lui, come te chiami? Corviknight. Ma è mio padre sto Pokémon, che poi si chiama Corviknight con la I, ma il trailer è uscito 3 minuti fa e non lo so. Ah, ok, lui è il Volotaxi, che... penso, sta telecamera è storta. Che penso che sia il poche passaggio della regione. La nuova MN Volo, il Volo Taxi, no? Chiaro, no? Beh, semplice. Ecco, ragazzi, no, fermi. Ci abbiamo Eldegoss. Questo Pokémon, ragazzi, è bellissimo. Ha un design che non è spettacolare di più. Ok, è tipo un misto tra Roselli e Bellossom, però è bello. È bello, ha una sua dignità, è molto figo. Ha davvero un grandissimo design. Bravo James Turner. Come Pokémon Cotton Fronzolo. Ok, raga, ma sto Pokémon è interessantissimo. Sembra che questi semi favoriscano la crescita delle piante e possano ridare energia a persone e Pokémon. Ma qua c'è sta la teoria. Ragazzi, l'open world. Io non penso di aver mai amato così tanto un cazzo nero nel culo. L'open world. Bevo a me, me lo merito. Mi voglio autodissare. Ma in realtà disso tutti. Abbiamo rotto tanto i coglioni e loro ce l'hanno messo nel culo. Tutto nero. Nero nel culo. Sono contento. C'è l'open world. C'è la camera mobile. Ci sono i Pokémon nell'overworld. È che stavo cercando di imitare il verso di Corviknight. Non ho capito. E niente. Ok, questa cosa qua è incredibile. Il Dynamax. Allora, a guardarla così, questa meccanica qua mi sembra molto interessante per il competitivo. A quanto ho capito, questo qua non è un video analisi, mi informerò bene più avanti. A quanto ho capito, questa meccanica, praticamente il Pokémon diventa grosso, dopo 3 turni diventa piccolo. E la sua forza diventa grossa insieme al Pokémon e poi ridiventa piccola. È ok, competitivamente sembra una cosa interessante, ma è troppo tamarra e non riesco ancora a digerirla. Poi ci hanno messo i raid su questa cosa, i raid di Pokémon Go, quindi c'è il multiplayer locale come il Let's Go. Quindi Let's Go è un gioco salvo perché vuol dire che è servito a qualcosa e sono molto contento. Sono contento di averlo preso nel culo, vorrei prenderne altri nel culo. Masuda, Omori, se avete delle strane perversioni, io offro il mio culo. Ah, ma non è player locale. Cioè, non solo player locale, è anche online. Che bello. Grazie, Game Freak, nel mentre che c'è il Direct stai zitto, Masuda. Grazie, Game Freak. Grazie, Nintendo. Grazie, The Pokémon Company. Queste sono cose molto belle. Va bene, fra il campione, il rivale, il campione sembra uno spocchioso bastardo. Il rivale sarà come il campione. Poi si vede questa scena orripilante in cui il personaggio e il rivale giocano insieme sul treno. Quindi avremo un altro Au. Va bene. Ce lo faremo andare bene anche lui. Ah, ma si chiama Hop. Questo si chiama Hop. Ah, poi hanno annunciato il capo palestra, che è l'imbarazzo. Perché questa cosa qui è l'imbarazzo. Poi abbiamo i leggendari. I leggendari mi hanno lasciato abbastanza triggerato, perché non mi piacciono molto. Me li aspettavo diversi, me li aspettavo più nordici, più mitologia norrena. Invece, boh, così. Due lupi. Al momento l'interpretazione più logica che do del nome è l'onomatopea Zack, ossia il taglionetto, e poi ciano e magenta a seconda dei due colori. Certo, mi direte voi, che cazzo di senso ha Zack con uno scudo? Nessuno. Per questo
Non è un video analisi. Comunque, allora, ho parlato molto generalmente, molto vagamente. Ho insultato solo le cose che mi facevano schifo e ho elogiato quelle che mi piacevano. Cosa ne penso? Sono molto contento. Sono molto contento. Tante news, forse troppe in questo momento, però il trailer mi ha lasciato una sensazione molto più positiva del primo, quindi. Dai, adesso inizia il periodo delle news, inizia anche il mio periodo degli esami, quindi non farò news, quindi il mio canale morirà, quindi. Io mi vado a leggere qualche messaggio su Telegram, me ne avete mandati giusto 400. Ad esempio, Pluki ci scrive che il fratello del campione con uno dei rivali ci sta. Sì, l'ho detto anche nella reaction con Luca, che trovate, spero che la carichi in alto a destra nei sondaggi. È una cosa intelligente, spero che la trattino decentemente, spero che non sia una cosa buttata lì a caso. Io avevo previsto che potesse essere il figlio del campione, e invece, oh guarda, ci avevo il fratello, va bene uguale. Ecco, giusto, Red ci scrive che per fare un leggendario basta dare una spada a un cane. Questo mi triggera molto, i leggendari mi triggerano molto, ma magari li devo solo digerire e devo accettare il fatto che la mitologia norrena, almeno nei leggendari, sembra non c'entrare un cazzo, quindi la mia teoria è inutile. Comunque io vado, questo era l'ultimo baretto per il momento, tornerà con una nuova ambientazione, con tutto molto più bello. Io spero che comunque vi sia piaciuto, se così ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'attenzione al canale, non so più parlare, però va bene. Vi invito anche ovviamente a passare dai social, io sono molto contento, abbiamo concluso decentemente e degnamente il baretto, ho distrutto tutto, e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video!